Ciao a tutti! Allora, rieccomi dopo un mese finalmente davanti a questa videocamera a girare un video e mi sento anche un po' strana, a dirla proprio tutta. E poi non so quanto tempo è che non torno con una review, io non so neanche quando è l'ultima volta che ho fatto una review. Comunque, non importa, oggi riprendiamo a fare video e ricominciamo con una review. Allora, però, prima di parlarvi del prodotto in sé, che tra l'altro è questo qua, volevo innanzitutto chiedervi come state. Spero che stiate bene. Noi stiamo ovviamente benissimo. È finita la scuola, quindi siamo tutti più leggeri, come se io avessi perso 10 kg. E quindi siamo proprio al settimo cielo. I primi giorni, appena finita la scuola, veramente ho detto: Nicola, vai, vai a giocare, rotolati, rotolati, rotolati. Divertiti, divertiti, cioè proprio è stato un anno lungo, è stato un anno impegnativo, piccino, però abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi e quindi io sono molto molto contenta, ovviamente molto molto orgogliosa perché gli inizi non erano proprio andati benissimo, invece ce la siamo cavati alla grande, quindi insomma sono molto contenta, però davvero siamo arrivati alla fine con la lingua per terra. Però è finita, quindi oggi siamo tutti molto più sollevati. Poi, spero che voi stiate altrettanto bene, siate altrettanto felici della fine della scuola, se non altro perché c'è meno traffico. No, a parte questo, spero che tra i miei iscritti, vorrei in generale, ma ovviamente non è possibile, comunque spero che tra i miei iscritti non ci sia nessuno che sia stato coinvolto nel terremoto dell'Emilia Romagna. È una cosa a cui ogni tanto penso quando ci sono questi grandi eventi drammatici. Poi questo mi ha colpito particolarmente, non so se per via della vicinanza geografica, però davvero se penso a quanto ci è costata questa casa in termini di rinunce, in termini anche di fatica fisica. Questa è una vecchia casa, era una vecchia cascina che è stata ristrutturata, e quindi ci è costato non poco. Noi siamo in questa casa da 8 anni e se penso che una scossa di terremoto potrebbe buttarmi giù quello che io ho costruito nei miei quasi 12 anni di matrimonio, veramente mi si blocca il respiro. Oggi in televisione facevano vedere una casa che si stava sgretolando davanti agli occhi dei proprietari. Terribile, terribile. E quindi davvero una cosa che non auguro a nessuno e spero che nessuno di voi sia stato coinvolto in questo modo nel terremoto. Poi volevo, passando a argomenti più lieti, ringraziare tutti i miei nuovi iscritti. Siamo tantissimi, siamo quasi 3.000, cioè una cosa che è un numero enorme, gigantesco. E però non riesco più a venire a ringraziarvi. YouTube non mi lascia mettere i commenti nei canali, cioè ne lascio uno, magari due, e poi non me lo lascia più fare. Ma credo che non sia un problema solo mio, perché se non sbaglio anche Maria aveva detto qualcosa del genere, adesso che ci penso. E comunque vedo che anche sul mio canale non ci sono più commenti. Quindi deve essere un problema generale di YouTube che spero che risolva presto, perché io sarei in pari, nel ringraziare i nuovi iscritti, sarei davvero in pari, questa volta sarei in pari, però non me lo lascia fare, quindi in realtà sono molto indietro. Questo mi dispiace perché è una cosa a cui io tengo molto, quindi se non sono venuta a ringraziarvi non è che me ne sono fregata, è che proprio non riesco a entrare, cioè a lasciare il commento, cioè lo digito e mi fa tutta la rotellina del tempo e poi in realtà non rimane scritto niente. Molto bene, allora adesso passiamo all'oggetto di questo video, che è la review. Chissà se sono ancora in grado di fare una review. Allora, il prodotto è questo, Deodress della Sauber. Allora, è un deodorante, quindi parliamo di ascelle, come direbbe Lolla, che approfitto per salutare, che è una delle mie YouTubers preferite. Un deodorante, però non è un deodorante da mettere sulla persona, ma è un deodorante per gli abiti. Infatti è anche specificato qua che è il deodorante da indossare. Va applicato sui vestiti, elimina e previene l'odore di sudore, non macchia. C'è due profumazioni. Questa è una che viene chiamata Natural, che è di un puzzo chimico che non vi potete immaginare. E la seconda profumazione è questa, che si chiama Fresh, che è leggermente più respirabile. Ve lo dico perché mio marito questa assolutamente non riesce a sopportarla, questa invece la tollera. Però purtroppo questa è in canin, cioè la sto usando adesso, e questa era la prima che ho usato e questo è nuovo intatto. Quindi allora, prezzo 4,90 euro. Io questo l'ho preso in farmacia. Ma era, se non sbaglio, un'offerta, quindi probabilmente costa di più e quindi voglio dire, non è proprio un prezzo
insignificante. E il primissimo che avevo comprato, l'avevo comprato a Leclerc, tra i deodoranti, l'avevo trovato, però francamente non mi ricordo assolutamente il prezzo perché io sto usando questo prodotto da tutto l'inverno. Allora, vi faccio vedere l'inci, che è spaventoso. Non tanto per un discorso di dermocompatibilità, perché non va messo sulla pelle, anzi non deve entrare in contatto con la pelle, ma a livello di ecocompatibilità. Allora, questo è l'inci, sono queste due righe qua, cortissimo, cortissimo. Allora, funziona che è una meraviglia. Funziona che è una meraviglia. Allora, voi dovete sapere che io lavoro in un archivio e indosso una divisa. Non è che abbia 20 possibilità di abbia 20 cambi di questa divisa o due maglie in inverno, né più né meno. Diciamo che non avrebbe senso cambiarsi sovente da un certo punto di vista. Vi dicevo che non ha tanto senso per noi cambiarci continuamente, perché lavorando con i faldoni, quindi lavorando con la carta in mezzo agli archivi, ovviamente ci si sporca facilmente. Quindi non è che uno si cambia tutti i giorni, perché davvero dopo 2 ore che entri in archivio sei esattamente sporco come dopo una settimana. Però insomma, almeno non puzzare. E allora, quando ho trovato questo, ho detto proviamolo. Effettivamente io lo metto prima di indossare al mattino la maglia nel giro manica e non mi ha creato nessun problema. Tenete presente che, allora, è vero, non macchia, perché la mia divisa è blu scuro, quindi se ci fosse una macchia o restasse non è bianco si vedrebbe. Mio marito la utilizza tranquillamente sulle t-shirt soprattutto, o sulle camicie, e anche lì non è rimasto nessun genere di alone di nessun colore. Voi sapete che a volte, anche lavando, se una maglia, soprattutto se è cotone o anche sintetica, ma in particolare il cotone, c'è l'odore di sudore, è difficile farlo andare via, nel senso che poi nel momento in cui lo stiri lo senti. Non mi è mai più capitato. Quindi davvero, questo è un prodotto che a me è piaciuto tantissimo. Come vedete, la confezione è molto snella, si apre da qui, questa è l'apertura. Dove ti apri? Ecco. Questa, così, quindi è un prodotto che a me è piaciuto molto, davvero l'ho usato, ho riusato, sperimentato tutto l'inverno. Io francamente vi consiglio tra le due profumazioni senza dubbio questa qua, Fresh. Secondo me se non mettevano profumo in generale era meglio, però ce l'hanno messo e quindi questo è quanto. Ovviamente c'è questo segnale qua, quindi mi raccomando, lontano dai bambini, lontano dagli occhi, lontano da qualunque cosa possibile immaginabile, perché davvero è di un tossico terribile. Però devo dire che anche se indosso un deodorante che magari non è particolarmente efficace, ne sto usando uno adesso della Veleda che è buonissimo agli agrumi, al limone, però le mie 4 ore di lavoro me le reggeva la pena, quindi diciamo che non è proprio il massimo. Quindi anche se comunque indosso un deodorante non eccezionale, con questo io risolvo il problema. E niente, se avete delle domande, perché sicuramente, visto che è una vita che non faccio review, non sarò stata chiara e non avrò detto tutto, mettetene pure tranquillamente qua sotto. Io sono molto contenta di essere tornata, di avervi ritrovato, e ci vediamo al prossimo video, che davvero adesso non faccio più passare tanto tempo. Ciao!